Allora, buonasera a tutti. Iniziando vi ricordo sempre di spegnere i telefoni. È molto importante, quindi poneteci attenzione, fate in modo che non squilli tra un pochino. Quindi è meglio che controllate una volta al più che magari pensando di... Allora, vorrei iniziare portando la tua attenzione su argomenti che reputo semplici e importantissimi. Cerco sempre di usare un linguaggio più semplice possibile. Spero che questo non ti faccia sembrare scambiare la cosa come una cosa sciocca o banale. L'idea del linguaggio semplice è quello di essere qualcosa che sia immediato, quotidiano, qualcosa che io, più che capire troppo razionalmente, intuisco. E l'intuizione è sempre un canale semplice, non è mai complicato. Poi, trasformandolo in un pensiero, può complicarsi, ma l'intuizione è sempre semplice. Questa è una cosa che diceva il grande Albert Einstein. Sapete che dava molta importanza all'intuizione e meno importanza alla razionalità. Lui diceva che quando la razionalità cercava di spiegare l'intuizione, ciò che anche lui era capacissimo di intuire da vero genio, tutto diventava complicato. Ma l'intuizione, che è molto più in alto della razionalità, era semplice. Quindi l'idea di usare un linguaggio semplice non è per banalizzare le cose che facciamo, è invece un tramite per accendere l'intuito, l'intuizione, che, ripeto, è sempre un canale semplice. Allora, la prima cosa sulla quale vorrei portare la tua attenzione, prima di iniziare a leggere Dante, è fondamentalmente questa. Che cosa fa la società quando una persona è malata? La cura. E che noi se ne dica, e noi parliamo molto male dell'Italia, abbiamo ottimi ospedali. E quando una persona sta male, riceve cure gratuite da medici che hanno studiato una vita per aiutarli. E questa è una cosa molto buona. Perché però, mentre siamo attenti a curare il corpo, non ci accorgiamo anche delle malattie interiori del mondo? Questo, vedete, è qualcosa che manca nella nostra società. Quindi se una persona ha una malattia, si capisce che malattia è. O se non si capisce, si fanno delle visite. Abbiamo diversi medici qua e siete bravissimi in questo. Tuttavia, per completare una società e per portarla su un piano più alto, sarà necessario andare su un altro piano di cuore, lì dove tutti i problemi nascono. Voglio farti un esempio. Abbiamo delle ottime università. In Italia siamo anche forti, sapete, l'università studiata in Italia è più difficile che all'estero. Tuttavia, quando uno studente, un laureato italiano, va all'estero, se ne accorge subito e viene anche in qualche modo, gli viene data importanza. Abbiamo delle ottime università, ma quando un ragazzo esce dall'università ha un sacco di informazioni intellettuali. Magari è preparatissimo, magari si è preparato con lode, magari ha più lauree. Tuttavia, non è stato fatto niente, per esempio, per vedere quanto in luce ha bisogno di primeggiare. Allora io ho un medico laureato con lode, un fisico, un matematico, un ingegnere laureato con lode, eppure nessuno si è curato di vedere, per esempio, quanta brama ha dentro di lui, quante paure ha dentro di lui senza che lui lo sappia. Mi segui? Vedi, questo è qualcosa di rivoluzionario, ma allo stesso tempo è semplice. Se un ragazzo del genere entrerà nel mondo della società, ed è giusto che entri, nessuno si cura di quanto lui abbia affrontato le proprie paure, o di quanto, per esempio, non abbia risolto le tensioni che ha con i suoi genitori, o per esempio di che rapporto ha con la sua sessualità. Nessuno se ne cura, chi se ne frega, te devi tornare malato. Invece non mi accorgo che se questa persona ha una crepa interiore, lo vedremo nel campo 14 oggi, se questa persona ha delle crepe interiori, come sanno avere, soprattutto se una persona non fa un cammino interiore, questo genererà una miriade di problemi. Magari è sano, magari non ha bisogno dell'ospedale o delle visite mediche. Tuttavia, per noi è tutto lì. Quindi questo è il guaio della società. A questo guaio, cari amici, abbiamo tutti partecipato. Permettimi di fare un piccolo passo avanti. Se io esco in strada vedo degli ubriachi, dei drogati, so che non è solo colpa loro, è colpa di tutti noi. Questo perché la società, ripeto, offre ancora una cura quando tu hai un problema esteriore, hai una malattia, hai un problema all'occhio, un problema al braccio, hai qualsiasi problema curabile medicamente, o anche non curabile, ci si prova, giustamente. Tuttavia nessuno si accorge degli altri disagi, non viene fatto nulla. Quindi, quando c'è una persona che magari ha più problemi di me, so che sono anche io in qualche modo contribuendo al suo problema. Fin quando io e te non ci rendiamo conto dell'importanza di questo discorso,
non diciamo che bello, che figo, andiamo via tronfi di aver sentito questa cosa bene, ma iniziamo semplicemente a vedere quanto sia importante. Qual è l'altro fatto problematico? È che se io insegno matematica, fisica, geografia, pure biologia, visto che c'è Jeff nel mezzo, se io insegno queste materie all'università o al liceo, mi si chiede soltanto che io le abbia imparate, ma per il bene, visto che devo insegnare bene. Tuttavia, non mi si chiede che io abbia raggiunto un alto livello di consapevolezza che espando sugli studenti. Allora che cosa farò io? Insegnando la matematica, inconsciamente proietterò sugli studenti le mie paure risolte. Lo studente, venendo da scuola con un 8 in matematica, un 10 in matematica, non è consapevole, né lui, né i genitori, né il professore stesso, nessuno ha colpa, nessuna inconsapevolezza, non colpa, attenzione, che però si è caricato di alcune visioni della vita del professore, che quasi sempre ne sono visioni negative. Quindi il professore, insegnando la sua materia, trasmetterà la sua visione della vita, e quasi sempre non è una visione elevata, non è una visione illuminata, non è una visione che ha dietro un lavoro interiore potente. È una visione magari di una persona brava in matematica, ma piuttosto scarsa nell'arte di vivere, magari infelice, magari depressa. Questa sua felicità, questa sua depressione, la trasmetterà attraverso la matematica, quasi attraverso la matematica. Quindi qual è il problema fondamentale? È che una persona che si vuole porre in questa dimensione deve dare esempio. Quindi se una persona vorrebbe vivere in una società più armoniosa, deve essere lei prima di essere più armonioso, e non deve parlare, io non sto chiacchierando di me, ma non deve parlare, lo deve emanare. Quindi deve essere una persona che sa l'importanza di avere del tempo per se stesso, che non si perde soltanto dietro a fare, che è sano, che è anche bello della vita, che sa per esempio meditare, che ha del tempo per riflettere, per interiorizzare le cose importanti, altrimenti non potrà insegnarlo facendo una formula su una lavagna, non lo rimane a noi. Il sole, sapete che tutte le tradizioni esoteriche è visto come il maestro dell'universo, no? L'incarnazione del maestro dell'universo, perché brilla su tutto e su tutti ed è bellissimo. Il sole brilla ugualmente su un diamante e su un sasso, dico il maestro indiano, è bellissimo, però il diamante riflette mille sfaccettature meravigliose che ce lo fanno amare, che ci fanno regalare un anello di valore a una donna che amiamo, o che ci fanno rimanere stupiti davanti al bagliore di una pietra preziosa. Un sasso non lo fa, eppure è colpito dalla stessa luce. Dobbiamo essere più diamanti. Semplicemente. Non è importante il tuo credo religioso. Dobbiamo essere più diamanti, cioè dobbiamo riflettere di più delle qualità di altri. Quando noi ne riflettiamo, rifletto lo intendo mentalmente, intendo riflettere come si riflette la luce su uno specchio, su un diamante, con le frange. No? Quando noi riflettiamo, rifrangiamo questo, noi facciamo un lavoro importantissimo per la società. Faccio un piccolo passaggio e poi prendo tante così di scrittura ancora di più. Sento spesso il dente dire: io faccio meditazione taoista, io faccio meditazione buddista, io faccio quella preghiera e questa. Benché è buono ci sia gente che medita e prega, allo stesso tempo non dobbiamo sbagliare che si fanno queste cose. Perché? Perché quando per esempio i ragazzi si parla di spiritualità, non ne vogliono sentire dire, e hanno ragione, è colpa nostra. Perché con spiritualità si è sempre inteso: credi a Gesù, credi a Buddha, credi a un momento, ma riprendi il mio mantra, usa la preghiera del mio guru, usa la mia tecnica, e quindi hanno ragione. In pratica non ci rompe i coglioni, hanno ragione, li abbiamo rotti noi. Quindi quando sentono parlare di spiritualità, un ragazzo ha più o meno a che fare con un credo religioso. Invece se ne iniziamo a dire che la meditazione è meditazione, non buddista, non cristiano, non taoista, non degli illuminati, non dell'induismo, della Bhagavad Gita, ma iniziamo a passare proprio come uno strumento. Ecco, io quando prendo la macchina e ci salgo, non è che la macchina mi chiede: alt, sei islamico? Sei buddista? Sei cristiano? Ripeti tutti i giorni il mantra di quel guru lì, se no non puoi usarlo. Salgo sulla macchina e la uso, perché è uno strumento. E quando ci salgo per andare da qualche parte, la macchina non mi chiede di credere qualcosa, perché il credo è un altro piano proprio. È uno strumento. L'automobile è uno strumento che mi porta da qualche parte, e così in futuro dovremo riuscire a trasmettere chi? Io e te, senza aspettare che lo facciamo gli altri.
aspettare che lo facciano i politici, aspettare che io farò un medico illuminato, perché non vengo in giro tu più illuminato? Inizia tu. Ovviamente per iniziare hai bisogno di un lavoro interiore forte e ci vogliono le palle. Questa è la verità. Ma tanta gente qui a anche le donne che sono più presenti. E allora, ebbene che io vedete, forse sembra che salgo in cattedra, però non è affatto il mio intento. Il mio intento è un pochino far muovere il culo, perché sento che sta a noi, sta proprio a me, sta proprio a te. E se io vedo la grandezza di questo, devo iniziare io. Non devo aspettare di andare alla posta per trovare una persona che emana luce, la devo emanare io per trovare la posta. Non devo trovare ad aspettare una persona che mi fa passare gentilmente in macchina, anziché tagliare una strada, vaffanculo. Cioè, devo essere io per primo. Mi fermo e faccio passare gli altri. Qui vengo la frase bellissima di Gandhi: sì, il cambiamento che può vedere nel mondo. E sì, fa venire la pelle d'oro. Perché viene da un'anima veramente leale. Ecco, questo è grandissimo. A questo siamo chiamati. Questo è importantissimo. Questo è il senso del sedermi qui e di leggere la Divina Commedia. Altrimenti non mi interesserebbe niente. È ragione a dire, è biblioteca, è storia letta al liceo, chi se ne frega, robaccia. No, è tutt'altra cosa se capisci questo. È qualcosa di vivo, è qualcosa di ora, non nel 1800. Questo devi capire. Permetti di fare un piccolo passo avanti. Se ci sono più persone che vedono nella spiritualità semplice, semplice tra virgolette, diventare più consapevoli, i problemi si risolveranno più facilmente. Il lavoro di spiritualità è tutto quello che mi avvicina alla verità. Ma qual è la verità? Scoprila tu. Non te la devo dare io. Il Buddha puntava la luna col dito e rimane in silenzio. Non confondere il dito con la luna. Ecco, troppa gente chiacchiera su verità che non ha sperimentato. Però non vedo l'ora di dire agli altri qual è la verità. Poi non mi accorgo che vive male, scontento, incazzato, depresso, e mi sta di qual è la verità. Oh, chi è della destra verità? Per favore, andiamo, ma accorgiamoci. E da qui invece l'immenso insegnamento del maestro dei maestri, l'albero buono da buoni frutti. Ecco, questo è grandioso. Quindi, se ci fossero persone più umili, più silenziose, che non vogliono gureggiare in giro, no? Lo dico sempre, che non vogliono dire agli altri come devono dire, ma che silenziosamente emanano più luce, vanno alla posta più in pace, vanno a fare la spesa divertendosi. Chi è più spirituale? Secondo te? Uno che tutti i giorni va a messa, uno che fa le cose quotidiane con gioia, con letizia, come diciamo gli antichi maestri. Sicuramente il secondo. Quando io vedo una persona che emana gioia, io sto vedendo davanti a me un esempio che mi farà voglia di vivere come lui. Mi verrà la voglia di dire di vivere come lui. E quello non verrà lì. Allora credi nel guru della settima grotta dell'ottavo di Malaya. Quello manderà il messaggio. Devi essere più consapevole, devi vedere quali sono le tue paure, devi lasciare andare i tuoi fratelli, lavora su te stesso, dà importanza al tuo sapere, studia. Io sono un amante dello studio, passo gran parte del tempo a leggere, amo tantissimo studiare. Tuttavia, altro tempo ne dedico alla meditazione. Un po' anche perché sono un po' anzianotto. E può sembrare una cosa molto figa, ma in realtà magari in anzianotto non faccio più altre cose. Olivetta non ne fa altre, però questa è la cosa fondamentale, lo devi capire. Cioè, se lo capisci mentalmente, ti dà anche figo questo discorso. Se lo senti nella pancia, senti proprio che è così. Che se non sei tu a iniziare, non inizierà nessuno. Non inizierà nessuno. Allora, permettimi di tornare all'esempio della persona che studia, dedica una vita, i genitori spendono un sacco di soldi, non tutti sono benestanti, no? Pensate anche a una famiglia in cui lavora solo il padre, e oggi due ragazzi che studiano all'università, è pesante. Ed è bellissimo, no? Un padre che cerca di far studiare i figli, figli che si impegnano allo studio. È necessario, ma non sufficiente, si dice madre. È necessario aggiungere qualcos'altro. La persona, mentre studia, deve anche diventare più consapevole, deve anche conoscere le proprie paure, deve anche accorgersi di quanto bisogno avrà nella società di primeggiare sugli altri, di sbranare gli altri. Se no diventa uno con 5 lauree con 110 lode, ma poi divento uno squalo con le lode. Cioè distruggo gli altri. E mi sento forte del mio sapere. Il sapere non basta. E questo tempo lo vogliamo. Occorrono persone più gioiosi, più consapevoli, più
più liberi interiormente. E questo come lo genereremo? Smettendola di parlare di meditazione così, preghiera rosaria, meditando, pregando, silenziosamente. Ricorda questo esempio bellissimo dei grandi yogi anche dell'India. Il sole che tocca il sasso è il diamante, ma è il diamante che riflette mille colori meravigliosi. Il sasso no. Il sasso copre la lode. Cioè la lode è un sasso leggero. Non è male. Se questo, io te lo dico con parole buddiste, tibetane, arcaiche, e del cristiano da tutti i figli, che fai, cose, no, questo l'ha detto con parole semplici, ti dirà fuori dal suo stesso viaggio, l'ha detto con parole semplici, perché è talmente potente che non ha bisogno di avvenimento. Sì, tu il cambiamento lo puoi vedere nel mondo. Ecco, è bellissimo. Io faccio un po', non faccio tantissimo, ma un po' faccio, fa anche tu qualcosa. Io vengo qui gratuitamente, per venire qui ho bisogno di ore di meditazione, di distruggere un po' i miei rapporti, volevo dire, no? È sempre l'unità a leggere. Ma mi sento un contributo di tutto in questo, no? Oppure, di nuovo, c'è un ragazzo che si laurea, io lo so, fisico, mi piace tantissimo, in fisica, con 110 lodi, fisica teorica, cosa nucleare, cose bellissime. Ma poi, 3 anni dopo, c'è un matrimonio distruttivo. Entra in un matrimonio distruttivo, fa soffrire i propri figli, fa soffrire la propria moglie. La sua laurea non lo vuoi dare in matrimonio. Perché? Perché la laurea è qui. Il matrimonio è nella pancia. E ecco di nuovo, un super medico, un super notario. E poi come vive in famiglia? Magari fa soffrire i figli, magari distrugge la moglie, fa delle cose orrende. Ecco, siamo attenti a questo. Se noi riusciamo a trasmettere un messaggio di spiritualità semplice, sii più consapevole, sii più leggero, lascia andare i tuoi fardelli, abbia una mente più intuitiva e meno mentalona, che capisce anche prima lo studio che fa, no? Allora inizierà a passare un messaggio di poter finalmente affiancare allo studio, che io amo fondamentale, che non sto minimamente criticando, alla spiritualità. E non si dirà quella scuola dei buddisti, io non vado da quello perché il professore ci porta ad essere Hare Krishna. Giustamente, la gente si ritrae ed è giusto. Ma si dirà, quel professore con la consapevolezza ci fa ridere di più, ci fa rendere più leggeri. Io esco da lì che mi sento più leggero, ho più gioia di vivere. Questa è spiritualità. Tutto quello che mi avvicina a lui. Lavoriamo su questo. E permettimi di ripetere. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Inizia tu. A sorridere agli altri. Pensando sempre a un mondo di persone che incroci e ti sorridono. Inizia tu. Non è che stai a provare. Pensa tu, passi e raccogli le cose che cade una persona, o vedi una persona in difficoltà e ti fermi e ti chiedi se ti serve aiuto. Questo oggi sembra talmente strano. Questo è terribile. Questo è uno dei messaggi semplici, importantissimi. Mi diceva un amico l'altra volta che si è fermato a chiedere a un ragazzo se che aveva la macchina in panne se gli serve una mano. Lui gli ha detto, ma non sei italiano, vero? Ci ha detto, ma sì, veramente sono italiano. Ah beh, pensavo di no perché ti sei fermato a chiedere un esempio se serviva io. Bella figura che abbiamo fatto. È così. Fermiamo. A te piacerebbe che hai una ruota bucata e qualcuno si ferma e ti aiuta. Allora fallo tu. È molto semplice, cioè non è troppo complicato. Ti piacerebbe che una persona, quanto piacerebbe vedere una persona che aiuta un anziano? Fallo tu. Capisci? Senza diventare quello che crede nell'aiuto degli anziani. Aiutami. Semplice, ecco, è importante. E per diventare più consapevoli dobbiamo avere tempo da dedicare a noi stessi. Noi abbiamo dedicato troppo tempo fuori noi stessi, la società ci sta accadendo per anni, per secoli. È tempo di cambiare le cose. L'uomo, ognuno di noi qui seduti, ha bisogno di più tempo. E voi, ognuno di noi, io e te, dobbiamo trovare modo nella vita per avere più tempo per leggere, per meditare, e non per leggere Novella 2000 o i pornazzi d'Olivani, ma per leggere cose elevate del cielo, per leggere cose che leggendo io mi pongo domande profonde. In questo modo io metterò una piccola luce nel mondo, sarà pratica, non sarà teorica, non ti chiederà di cambiare quello, ma sia qualcosa che veramente ti sostiene. Quindi non è che me la sto a tirare, mi siedo qua, leggo Dante e lo condivido con voi, è semplicemente da sonorare,
come iniziare poi a condividere una cosa personale mia, perché è un mio modo personale di leggere la Divina Commedia, con te, fai anche tu con gli altri, non dico con Dante, fa una cosa, può essere qualsiasi cosa, ma muoviti, non aspettare che cambino gli altri, questo è semplicissimo. Le mani, diamanti, la meditazione ci trasforma da un sasso a un diamante, ci rende più puri, il silenzio agisce profondamente, lo diciamo tutti i grandi maestri, frequenta il silenzio, il tuo maestro è il silenzio, praticandolo piano piano metti di essere un sasso e diventi piano piano diamante, e allora non ti devi sforzare di riflettere la luce, accade da sì, sei più luminoso, sei più intuitivo, sei brillante, termine brillante è bellissimo, è proprio brillante, come brillare, quando leggi le cose ti si svelano, hai vinto le cose, e le penti profondamente, parola profonda, mi passa penetrazione, entrare dentro le cose, visione profonda delle cose. Ecco, un approccio meditativo alla vita, non solo per meditare, ma un approccio meditativo, entrare in profondità nelle cose. Pensate, se ci fossero meno laureati, per esempio, e più persone felici, che trattano bene la moglie, la ragazza, se anche si devono separare dal marito, lo fanno senza drammi, senza guerre, lo fanno in pace, abbracciando, dicendo, è tempo di separarci. Dobbiamo separarci, senza scannarsi, senza farsi la guerra, senza prendere il caccio e il carro armato. Pensate che bello. E poi pensate, questo insieme a gente più pronta, più studiosi, gente che più studia, il mondo cambierebbe senza bisogno di fare la rivoluzione, distruggere qualcosa. Sarebbe la vera rivoluzione, una rivoluzione silenziosa, semplice. Sta già accadendo. Ma più ognuno di noi partecipa a questo, e più questo processo è accelerato. A prescindere dal credo, a prescindere da quello a cui tutti inginocchi, ecco, e rispettandolo, lavora su te stesso, questo è bellissimo. In questo senso condivido la lettura della Divina Commedia, spero che arrivi anche quello che c'è dietro. Siamo al canto 14 dell'Inferno e entriamo nel girone di coloro che offendono Dio. Quindi Dante intende questo come bestemmia. La bestemmia non è per forza la parolaccia detta a voce, ma è un'attitudine di sfida contro le leggi dell'universo. Ora lo vedremo meglio, lo capiremo meglio. Quindi la persona che si mette a combattere contro la vita anziché fluire con essa, quando fai questo stai bestemmiando. È magnifico, no? Che insegnamento stupendo. Peccato che quando la leggiamo non ci viene detto, quasi mai. Okay. Io non amo molti riferimenti storici, e ho la mente che non trattiene molte informazioni, vorrei dire perché medito, ma in realtà è perché sono un po' rimbambito. Anche sono molto più interessato anche a delle cose che mi danno degli stimoli oggi nella consapevolezza, quindi non farò troppi riferimenti storici, li troverete ovunque, proprio facilmente anche sul telefono, con Wikipedia, insomma, tantissimi. Inizia così: poiché la carità del natio loco mi strinse. Dante è fiorentino, quindi sta parlando anche del suo luogo, no? Strinse il cuore. Raunai le fronde sparte e rendele a colui che era già fioco. Vi ricordate, nel girone, nel canto precedente avevamo trovato i suicidi, no? E qui si chiude in realtà il canto. Dante è un grande regista, no? Quindi chiude il canto precedente e lo chiude facendo riferimento nell'inizio del canto attuale, come proprio una fiction, no? Come dicevo spesso. Quindi qua si riferisce ancora ai suicidi e richiude le fronde. Vi ricordate i cani che li inseguivano e che si nascondevano nei cespugli e così, no? Lo ricorderete dall'altro canto. Quindi richiude le fronde mosse anche dai cani che hanno corso, no? Bellissimo, quasi a tenere l'intimità. Ecco, Dante ha sempre questa cosa bellissima, il rispetto, la dignità, anche rispettare. Quelli sono dannati, sono maledetti, hanno fatto degli errori terribili. Dante ama e rispetta, e chiude delimitatamente le fronde, bellissimo. È bellissimo per ognuno di noi. Se Dante rispetta persone che in vita hanno fatto delle cose atroci, come faccio a non rispettare uno che suona il clacson? Anche questo è un insegnamento, no? Fortissimo. Dante è così delicato con persone che nella vita terrena hanno fatto delle cose orrende che probabilmente nessuno di noi qui farebbe mai. Tuttavia lui li ama, li rispetta.
ha sempre una profonda riverenza verso di loro, non li tratta mai male. Pensate che insegnamento grande, quando io semplicemente, già che mi sento dalla parte della ragione, perché uno ha alzato un po' la voce, lo massacro, lo distruggo, gli dico parolacce, o magari uno si è comportato male, ed è vero che si è comportato male, ma lo giudico, lo attacco, ne parlo male con altri. Che è tutto questo fango? Smettiamola. Benediciamo di più. Meditazione, benediciamo. Se Dante rispetta persone che hanno fatto cose terribili, anche noi dobbiamo imparare anche già solo da questo. Qui parliamo di un maestro, non di un poeta. Noi stiamo ascoltando un maestro che ci insegna tramite la poesia. Quindi per noi il fine non è la poesia, è l'insegnamento. La poesia è il mezzo, l'insegnamento è il fine. Questo è un altro errore della scuola, che vede la poesia come fine. Ed è fine a se stessa. Ragazzi, quando escono da scuola, non vedono l'ora di dimenticarsi. I ragazzi, pure quelli che a scuola hanno amato Dante, non pensare che escono a scuola e se lo leggono da solo Dante. Mai. È colpa del ragazzo? No. Colpa della società, cioè mia e tua, non della società, mia e tua, ce ne dobbiamo rendere conto, capito? Senza farci dei sensi di colpa, no? Senza menarci sui mignolini, ma osserviamolo, semplicemente osserviamolo, cari amici, accendiamo un fuoco di una rivoluzione amorevole. Se apri i libri di scuola, di storia, tutte le rivoluzioni sono state col sangue, con la distruzione, facciamo una rivoluzione amorevole. Per farlo abbiamo bisogno di più consapevolezza, ma è tempo. La rivoluzione silenziosa, amorevole, col sorriso, con la gentilezza. Qui ascoltiamo un maestro, non un poeta. La poesia è solo il suo linguaggio, ma l'insegnamento è maestria. Indi venimmo al fine, ove si parte lo secondo giron del terzo, e dove si vede di giustizia orribile arte. Questa è bellissima. Allora, qua ci dice che va dal secondo girone al terzo, no? E che già vede, qua ricordate sempre la signora con la candela accesa, che sta lì, dice, Madonna, che succede adesso? Ove si vede di giustizia orribile arte. Come può l'arte essere orribile? Tu direi, facile, vai al Museo d'Arte Moderna e ti assicuro che ne reverenti. Bene, non voglio dire quello con tutto il rispetto. Dante ama l'arte, Dante è un poeta. Come può dire orribile arte? Ecco, perché ci sono due piani che si fondono. L'iniziato è su piani alti e tutto è bene, nulla è cattivo, nulla è male. Tutto quello che accade è parte di un disegno armonioso, divino. Tuttavia, sui piani bassi dei dannati è orribile. Ma è un'orribile arte. Perché anche quell'essere orribile ha un suo senso profondo, e cioè la persona ha seminato questo e raccoglie questo. È bellissimo, ma è orribile quando lo raccoglie. Quindi leggiamolo su due piani diversi, insieme, contemporanei, come onda e particella e meccanica quantistica. A ben manifestare le cose nove, sentite che bel linguaggio, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. Che cos'è una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove? Una landa che è talmente secca che nessuna pianta vi attecchisce. Perché Dante ci parla così? Ricordiamoci che dietro c'è sempre un insegnamento. Di che cosa ci sta parlando Dante? Beh, l'hai appena detto, di un posto dove le piante non attecchiscono. No, è un simbolo. Alza il velo e guarda sotto, non le gonne, i veli. E guardando sotto, che cosa vedi? L'esempio di un animo talmente arido dove non ci attecchisce più nulla di vero, ma è il terreno stesso, lo vedremo meglio, si è inaridito. Non è la pianta che non vuole più attecchire nel terreno, è il terreno che è diventato talmente ferro, talmente arido, che la pianta, pur volendo un po' più attecchirci dentro, è un esempio dell'uomo di Dio. Questi uomini che stiamo per incontrare sono talmente aridi, si sono talmente inariditi, che anche se la pianta volesse attecchire col suo verdura, con la sua verde, con la sua vita, non potrebbe più. E per attecchire deve prima diventare il terreno meno arido. Lo vedi il messaggio che c'è dietro? Lo so che non è stato insegnato così. Chi se ne frega, buttalo via, vuota la tazza. Guarda dentro. E anche tieni quello che già hai imparato, che anche è bellissimo. Ma guarda che bello, è un linguaggio per noi, per me e te adesso. Terreno dove la pianta non può più attecchire. Quindi questa desolazione non è lo spostarsi della pianta, è l'inaridirsi dell'animo.
la dolorosa selva, qui si riferisce la selva, quindi ci sono le piante, no? Quindi si riferisce da dove viene, quindi si riferisce ai suicidi. L'Irlanda, tutto intorno, no? Perché c'è questo spiazzo calvo, privo di vita, privo di energia. Come il fosso tristo ad essa, qui vi fermammo i passi a randa, proprio sul bordo, non è sul bordo, è sul bordo bordo. Bellissimo, proprio. Come si dice a Roma, micio micio, muro muro, no? Così, randa randa, sei proprio lì, tu vedi quasi Dante con i piedi che sporgono, no? Oh, sempre Dante che ha sempre la sua paura, perché è sempre umano, ricordiamocelo questo. Quindi la signora con la candela è già completamente avvinta, anche questa notte non può dormire. E quindi l'introduzione del magnifico regista che è Dante l'ha talmente avvinta che ormai è andata. Il canto sta appena iniziando, ma la signora già è persa, già passerà ora a leggere, perché è così, piano piano. Vedete la grandezza di un animo grande, di un genio, no? Come ci arriva subito. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu da piedi catongia soppressa. Notate questo termine, intanto che è bellissimo. Lo spazio lo chiama spazzo, spazzo, spazzare. Quindi anche qui c'è il senso di aver spazzato via tutto, è rimasto soltanto l'arido, la cosa che proprio ha spazzato via tutto, è rimasto solo lo sterile, il vuoto, il terreno non fertile, la landa bruna, no? La landa non bruna, come landa. Grazie, desolata, grazie, vi ringrazio. Qui già parla di Catone. E qua è il deserto libico, di quando in vita fisica Catone portava i suoi soldati nel deserto libico. Quindi camminò su un terreno talmente arido, talmente arso, che qui adesso ne è un riflesso, e lo rileggo così si capisce meglio. Non d'altra foggia fatta che colei che fu da piedi Catone già soppressa. Quindi parlo del deserto che già Catone, che conteremo tra poco, ha attraversato a piedi con i suoi soldati. O vendetta di Dio! Madonna, ma come Dio si vendica? Pensavo di no. E infatti, tu quando leggi devi capire le cose. Io mi ricordo una volta una professora fisica a cui devo tanto, che non mi bocciò, mi disse, tu devi ritornare. E lui disse, beh, ma io mi accontento, gli disse, ma magari mi dia un voto un po' più basso. Non te lo do. Lui mi disse, perché tu capisci, devi ritornare, devi capire meglio. Quanto l'ho odiato. L'ho odiato perché c'avevo la media tutta fighetta, guarda sto stronzo. Ma poi anni dopo ho capito che anche Dio attraverso il professore mi stava insegnando qualcosa. Dio, questa cosa non l'hai capita bene, vuol dire tu hai capito bene, però questa cosa non l'hai capita bene, quindi non ti accontentare con un voto, capiscila meglio, ritorna. Pensa come è diverso dallo studente che se devi sbrigare a fare gli esami, se devi sbrigare a lavorare, se devi sbrigare a morire. E poi è così, no? Pensa com'è diverso, no? Ti sbrigare a fare gli esami, tu, ma per andare tu. Sei qui per capire, non sei qui per sbrigarti a fare gli esami, no? Non sei un prodotto da supermercato imbustato, impacchettato e messo lì. E io lo capivo. Quindi ho riflettuto su questo. Questo professore, non bocciandomi, ma dicendomi torna, perché questa cosa la devi capire meglio, vedi? Mi ha insegnato tantissimo e lo ringrazio, non so neanche se vivo, era un vecchietto. Però lo ringrazio tanto e vorrei trasmettervi anche a voi questo. È un po' così. O vendetta di Dio, vedete, lui mi dice, devi capire ogni singolo passaggio, devi capire le cose. Com'è possibile che Dio si vendica? Ecco, è Dio che si vendica. È Dio quello dell'Antico Testamento, terribile, no? Non è il Dio dei grandi maestri come Gesù o le grandi vette del Buddha, no? O il Dio della Bhagavad Gita di Krishna, no? Dio amorevolissimi, altissimi. C'è un motivo, ora lo vedremo. O vendetta di Dio, quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesta agli occhi miei. Lo rileggo, provo un po' meglio, scusate. O vendetta di Dio, quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesta agli occhi miei. Chi è ciascun che legge? Noi che leggiamo tanti. E che cosa stiamo leggendo? Quello che i suoi occhi hanno visto. E che cosa hanno visto i suoi occhi? Aspetta, torno un po' indietro. Orribile arte. Quindi questa vendetta non c'è sui piani alti, c'è sui piani di chi riceve. Di chi riceve e pensa che la vendetta di Dio, lo vedremo meglio adesso, lo capiremo meglio. Allora andiamo un po' avanti e capiamo meglio. D'anime nudi, nude, noi sappiamo che sono tutti nudi, no? Nell'inferno, però ogni tanto lo rimarca quando è importante. Ora capiremo.
persone menude, vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente, e parea posta lor diversa legge. Ecco, qua vedremo, non mi voglio fermare troppo sui dettagli mentali, ma vedremo che ci sono diversa legge, cioè una grande gregge, molta gente, ognuna ha una punizione diversa. Quindi, come se rispondesse a diverse leggi. Come può essere? Se la legge cosmica è una. Questo è fortissimo. La legge cosmica è una, ma ci sono infinite risonanze delle azioni delle singole persone. Ecco, questo è anche molto bello. Mi permetto di andare un po' avanti e poi capiremo meglio questo che stiamo già leggendo. Supingia c'è in terra alcuna gente. Questi sono tre, diciamo, su questa parola che non è proprio esatta, ma vediamola dal punto di vista del dannato. Sono tre diverse punizioni, che non sono punizioni, lo vedremo, ma loro la ricevono in quanto tale. Supingia c'è in terra alcuna gente, alcuna si sedeva tutta raccolta, e altre andava continuamente. C'è la dieresi sulla U del continuamente, a volte la usa, a volte no. Probabilmente, non lo sappiamo, ma probabilmente quando la usa vuole dare qualcosa di diverso, in questo senso continuamente, è più lungo. Cioè questi non si fermano mai, vuole dare quasi un senso di stanchezza, di lunghezza. Non di una lunghezza bella, una cosa che mi piace e dura tanto, ma qualcosa di pesante. I due puntini sulla uente. Quella che giva intorno era più molta, e quella che men che giacea al tormento, ma più al duolo, aveva la lingua sciolta. Questa è bellissima e si collega, cari amici, al potere della parola. Però adesso non vorrei parlarne ora, quindi lo rileggo. Quelli che giravano, quelli con una punizione meno grave, erano più, e quelli che soffrivano di più erano meno, ma più al duolo avevano la lingua sciolta. Qui sta parlando di una bestemmia, di una lingua sciolta, cioè quindi persone che bestemmiavano facilmente. Che cosa ci sta dicendo in realtà con lingua sciolta? Con lingua sciolta ci sta dicendo, tra le righe, quello che il Buddha chiamerebbe retta parola. Chi era il gruppo di meditazione in Sardegna lo ricorderà. E lo rivedremo anche qua degli incontri, le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero del Buddha. Il grande maestro Buddha parla di retta parola, quindi di controllarsi nel senso buono, non di reprimersi, perché oggi sono tante persone che dicono: mediti, non ti devi controllare. Non è vero. Se per esempio io medito, guida la macchina, è importante. E così c'è un bel senso di controllo, che è quello della persona che ha la giusta misura, della persona che non esagera, è bellissimo, la persona che emana potere quando è tale. E così qua, il controllo, la retta parola, Dante ci fa vedere l'opposto, la persona che ha una lingua sciolta, cioè che non ha conosciuto nessun controllo, e che bestemmiava proprio a briglia sciolta, per qualsiasi stupidaggine, insomma. Quindi in questa parola c'è anche il raffronto non detto a chi legge: impara a controllarti, impara a moderare la tua parola, sii gentile nei modi. Questo è bellissimo. Non parlo della retta parola perché vorrei parlare nel prossimo incontro delle quattro nobili verità del Buddha. Quindi non vorrei andare in fondo in questo perché lo faremo la prossima volta. Sopra tutto il sabbion d'un cader lento. Ecco, qui arriva la botta pesante che fa capire qual è la punizione. Piovean di fuoco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento. Ecco, quindi cadevano come dei fiocchi di brace accesi di fuoco, ed erano dilatate come in Alpi, montagna, come in montagna quando non c'è vento e nevica. Se tu ami la montagna, io amo la montagna, avrai presente quelle nevicate invernali quando non c'è vento e tutto è silenzioso, dove i fiocchi sono molto grandi. Ma vi faccio vedere un contrasto magnifico del grande poeta tra il fiocco di neve e una cosa bollente. Vedete, quindi Dante sta raffigurando dei piccoli braccia, dei piccoli tizzoni che cadono come fiocchi di neve, quindi c'è raffronto caldo-freddo, è bellissimo. È un gioco che non è solo di parole, è qualcosa che ha a che fare proprio con una calda, con un gelido caldo, no? Proprio una tortura terribile, no? E quindi c'è quasi il raffronto, tu ti raffronti un fiocco di neve che però ti tocca e ti brucia, ti ustiona. Cos'è questo? Faccio suspense. Esatto. Sentite che bello. Purtroppo sono andato un po' a rivedere anche il libro del liceo. Ora vi leggo prima. Quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra il suo stuolo fiamme cadere infine a terra salde. Leggo tutto perché
perché provvide a scalpitarlo solo con le sue schiere a ciò che lo vapor mesi estingueva mentre che era solo. Ora lo spiego meglio. Tale scendea l'eternale ardore. Ora lo spiego. Quali Alessandro? Alessandro Magno. Allora, la storia racconta che Alessandro Magno, passando in alcune regioni dell'India, si trova in un punto in cui probabilmente pioveva fuoco. Non so, forse vicino a un vulcano, non si sa bene. Però si racconta che piovevano lapilli. Succede anche, per esempio, vicino all'Etna, no? O nelle zone con i grandi vulcani del mondo. Probabilmente il vento aveva portato l'eruzione. Non si sa, comunque pare che sia un fatto storicamente accertato. Allora, la prima cosa importante. Che cosa ci sta dicendo qua? Notate questa cosa quanto è bella. Come successe all'esercito di Alessandro Magno? Ma Alessandro Magno che cosa fa? Egli provvide a scalpitarlo solo con le sue schiere, cioè le sue schiere, i suoi soldati, fece scalpitare il suolo per spegnere quello che cadeva dal cielo. Quindi quello che cadeva dal cielo non dava, non accendeva il terreno, non prendeva fuoco. A ciò che lo vapore mesi estingueva mentre che era solo, cioè quindi si spegneva una cosa quando era ancora proprio leggera leggera e evaporava spegnendosi. Quindi questa cosa, perché ci parla di questa cosa? E capiamo bene la cosa, perché intanto adesso ne sta parlando Alessandro Magno che gli ha piovuto addosso il fuoco e dai soldati gli ha fatto spegnere col piede. Bello, ma anche ma che ci frega. Bene, nulla, nulla è a caso, nulla nell'universo e tantomeno in Dante. Quindi Dante perché ci parla di questo? Chi è Alessandro Magno? Alessandro Magno qui è un conquistatore. Che cosa fa il conquistatore? Fa in modo che il fuoco non divampi, quindi fa in modo che un lavito rimanga tale e non diventi un incendio. Alessandro Magno, cari amici, è il simbolo di colui che ha conquistato se stesso e che sa spegnere le cose prima che si infuocano. Capito? Segmenti su queste parole che arrivano. Ecco perché ci parla del più grande conquistatore all'epoca, in quell'epoca. Alessandro Magno è colui simbolicamente che ha conquistato se stesso. E questo ebbe la capacità di spegnere gli ardori prima di tutto. Allora, cade una scintilla, mi tocca e mi fa male, ma non mi uccide. Ma la scintilla tocca terra e divampa un incendio, uccide te e tutto il tuo esercito. Quindi il conquistatore chi è? È bellissimo. Il conquistatore è colui che fa in modo che una scintilla rimanga tale senza diventare un incendio che brucia te e gli altri. Faccio un esempio. Mi piace bere. Bene, un bicchiere, due bicchieri sono una scintilla. Ma quando inizia a diventare un alcolizzato, è un fuoco. E questo fuoco non brucerà solo te, brucerà tua moglie, tuo figlio, la tua compagna, il lavoro che hai iniziato a fare, che già che sei un ubriaco non potrai più tirare avanti. Quella cosa che hai iniziato a studiare, quel libro che leggevi, non potrai più leggere perché è una mente occlusa. Il fuoco è divampato, non hai spento la cosa quando ancora non era il fuoco. Hai capito perché ne parla Alessandro Magno? E qual è il dramma secondo me? Che tu nei libri trovi tutti i riferimenti storici, addirittura c'è quello che dice, era 7221 che l'opera subito a piangere, e poi c'è quell'altro che dice, no, è solo a 6820. Interessante. Questa cosa accade Alessandro, ma che ci frega? Poi però non si vede, il simbolo enorme che c'è dietro, cioè vedo la pagliuzza, non colgo la trave, no? Quindi i dantisti spesso stanno a tirarsi i capelli per dove questa idea è successo, e Dante stesso probabilmente non sapeva cosa era successo. Però Dante perché ce lo racconta? Perché ci racconta di qualcuno che sa domare se stesso, che conquista se stesso, che spegne una fiammella prima che diventi fuoco. Che questo accadeva a 6.000 km a sud del Gange o a ovest di Nuova Delhi, non importa. Leggiamo con una dimensione interiore e rendiamo vive queste cose. Perché ci sono state insegnate così? È colpa nostra, perché la società è un po' morta. La società è un po' morta, ci siamo dimenticati di cose mie. Allora quello che sa tutto in Dante sa veramente cosa è successo, ma anche un altro lo sapeva. Il messaggio è un altro, capito? Hai capito? Alessandro il conquistatore è un simbolo di colui che ha conquistato, che ha fatto in modo che la scintilla non diventasse fuoco, e quindi è un messaggio a tutti noi.
Qual è il messaggio? Ricordi, l'abbiamo visto prima, il controllo. Quindi la persona che non fa divampare il fuoco, no? Può essere così con l'ira, con la rabbia, no? Può essere così con tutte le dipendenze. Una persona che si accorge della differenza tra una cosa buona, buona da bere, buona da mangiare, e una cosa che poi diventa cattiva, cattiva per me e per gli altri. È talmente buona che diventa cattiva. Adesso non voglio parlare di alchimia, è bellissimo, non voglio fare troppe cose insieme, abbiamo anche già parlato. Ma quindi il conquistatore, colui che conquista se stesso, è colui che non permette a una scintilla di diventare fuoco. Hai capito quanto è bello? Questa cosa è bellissima. Ovviamente non stiamo parlando della scintilla dell'amore, della scintilla della meditazione, della spiritualità, della gioia, stiamo parlando della scintilla delle dipendenze, dell'arco, della rabbia, di qualsiasi cosa ti venga in mente, soprattutto riguardo a te. Ecco, questo è bellissimo. Quindi colui che vuole porre piede ad attraversare l'India simbolicamente, no? Ad andare in alto, conquistare se stesso, deve porre attenzione a queste cose. Ecco perché Dante ce l'ha. È un messaggio meraviglioso. Spegne la scintilla prima che sia poco, bruciando te e la tua schiera, dice Dante. Te e le persone che sono intorno a te. Bellissimo. Chi può far questo? Un iniziato. Chi è l'iniziato? È Dante che sta camminando sul percorso iniziato. Ma sono tutti quelli che camminando con Dante si rendono conto della dottrina dietro la poesia, una dottrina iniziatica. Capito? Sei vivo? Andiamo avanti. Tale scendeva l'eternale, lo usa solo due volte, ho accettato questo termine in tutta la Divina Commedia, in genere dice eterno, come ti già da lui, eternale, proprio bellissimo, non bellissimo, veramente qui puoi dare ancora il cambio, ma sentite che cosa particolare, tale scendeva l'eternale ardore, ardore a due valenze, l'ardore è per chi si becca le scintille addosso, una cosa brutta, eppure ardore è anche una cosa bella, quando noi diciamo una persona che ha ardore, che ha energia, che ha un fuoco interiore acceso, no? Che emana questa energia, proprio acceso, si sente, no? Perché tanto uso questo termine? Non mi si venga a dire, non me lo dite, non lo sopporto, mi ricordo perché gli serviva la E, no, e che i tre righe prima finisce pure con E, e allora gli serviva la E. Perché fa? Figa, non cadiamo in queste cagnacce. Perché usa il termine ardore? Qualcosa che cade e brucia la gente, è brutta, però vi è dell'ardore dietro. L'ardore è tale quando io vedo una cosa che mi aiuta a mangiare. Allora io vorrei il fuoco. Quando capisco che questa fatica, una fatica sana, mi fa capire. Quindi Dante in questo vede su un piano l'ardore, il bruciore, la fatica, la punizione orrenda, su un altro piano dell'ardore delle leggi cosmiche, che è bello che siano così, che sono leggi armoniosissime. Io, se cammino e do una capocciata a uno, capocciata a uno, Hong Kong è un cammino cinese, se io do una capocciata a uno, la prendo piena. Non so se avete visto questo film, è molto bello, è E la grande bellezza, no? Mm-hmm. Dove c'è questo, chiamiamola arte, questa si alza, che è Voldemort, che c'ha la mano. Allora io posso prendermela con il muro. Se io do una crociata al muro, e è un muro bellissimo, un muro per esempio dell'antica Roma, abbiamo delle cose meravigliose, no? E io posso dire che il muro è cattivo. No. Sono io che sono broccolo, e non ho preso coscienza del fatto che non devo andare in quella direzione. Ecco, sul piano dell'altro è ardore, è bello lo stesso da quando è stato al muro, il muro è bello, non è cattivo il muro, è l'uomo che non vede. Quindi il muro non ha niente di cattivo. Questo è l'ardore delle leggi cosmiche, anche quando usate male si rivolgono contro di noi e ci torturano. Ma con la persona che quando è stato al muro, cari amici, capiamo che il muro non è cattivo. E ecco perché piace così questa parola. Molto più bella della idea del righe. Onde l'arena scendea, s'accendea, scusate, un po'.
onde l'arena s'accendea come esca sotto fucile. Vedete, quindi fucile di ramoscelli sono. Quindi qui i dannati non sono conquistatori. Quindi mentre Alessandro Magno, ecco quello che dicevamo, spegneva prima di diventare fuoco, qua la scintilla cadendo accende come la nicchietta che accende la candela, che dicevano, oppure come la persona accende il fuoco con l'esca sotto. Si chiama esca, la chiamano. L'esca sotto fucile, fucile sono le ramoscelli. Quindi quando si accende il fuoco, non si inizia con le fascine, ma qui c'è il camino, le fascine. E quindi le persone, dando testata al muro, non capendo le leggi cosmiche, non essendo conquistatori di se stessi, non spengono il fuoco prima che divampi, e il fuoco divampa e si accende. Quindi queste persone soffrono un po' dei lapidi che cadono addosso, ma soffrono tantissimo del fuoco che si accende loro sotto. Perché? Perché danno la testata al muro. Perché non vedono che possono spegnere quello, ma non sanno spegnerlo. Perché non sono capaci di dire basta l'alcol, basta la droga, basta le relazioni distruttive, stop. Adesso prima una relazione, una cosa di bella, non riesco a spegnere. Quindi in qualche modo do una testata al muro. Non c'è cattiveria in questo, è bellissimo, è l'ardore. Addoppiare lo dolore, quindi c'è il doppio dolore, qua non ci si può non collegare al Buddha che parla delle due frecce. Le due frecce, ma non ve ne parlo adesso, perché ve lo dico? Così mi faccio questo spazio. Io stavo con te che fare. No, no, perché ne parleremo magari più momento. Però c'è un doppio dolore, come in un discorso, non sulla del Buddha stupendo, la doppia freccia. Quindi c'è il dolore della cosa che mi cade dall'alto, la testata che vedo al muro, la legge cosmica che gira così, io non lo vedo, e c'è il dolore della mia incapacità di spegnere il fuoco. Capito? Quindi una cosa che raccolgo da prima, ho seminato così e raccolgo la pili che mi vengono addosso. L'altra è una cosa che io sto compiendo ora, l'incapacità di vedere che quel fuoco va spento adesso. Spegni. E perché loro non lo fanno? Perché non sono conquistatori di se stessi. Ecco perché ci va Alessandro Magno, il conquistatore. Capito? Il termine conquista non è un termine egoico qui. Devo conquistare gli altri, devo vincere il mondo. In termini spirituali, devo conquistare me stesso. E qui non posso non citare il grande Gautama Buddha. Colui che vince se stesso è molto più vittorioso di colui che vince mille battaglie. Maestro grandissimo. Senza riposo mai era la risca delle misere mani, or quindi or quinci, e scotendo sella sulla fresca. Qua c'è uno dei giochi di Dante, delle parole come le usa. Quindi la fresca a Roma lo usiamo come la fresca. La cosa interessante è che nell'epoca di Dante era un ballo. Quindi la fresca è una cosa che ti rende allegro, ti fa ballare, è una cosa divertente. Qua però è usato come persone che si scuotono, come fosse un ballo triste, perché si scuotano da sopra e da sotto. Quindi un po' ai, ai, lo mettono dietro, un po' via, via, no? Immaginate questo, e questo li porta a ballare, ma una danza squallida, non è una danza bella come una storia d'amore. Però è interessante la storia fresca, e oggi si usa ancora proprio la parola fresca. Qualcosa quindi che ti fa danzare, ma poi si danza dal dolore, e danza sempre a profondo rispetto, non prende mai in giro, ricordiamo. Quindi, scotendo la sera, quindi le mani che si muovono per scacciare queste cose in fiamme. Che simbolo è questo? È il simbolo di una persona che è sempre tesa, perché non è scritto il fuoco interiore, non il fuoco interiore spirituale, intendo l'incendio interiore delle sue debolezze, non l'ha estinta, quindi è sempre ballando le sue tensioni, non è una persona armoniosa, capisci? Come quando vedi un pollo che è sempre agitato, no? Una persona che non ha spento i suoi bruciori interiori, è una persona che non potrà accedere alle vette di un'aquila. Questo l'aquila come vuole, ferma, vuole la ferma, se ti è capitato di vederla in montagna l'aquila, senza battere le ali, stupendo. Comprendete adesso al pollo che si, sempre, si muove continuamente. Quindi questa voce, questa fresca è bellissima, perché fa vedere una persona tesa continuamente a spegnere quello che in realtà non riesce a spegnere, cioè non vede che cosa deve veramente spegnere, quindi continuamente è in questo ballo di tensione, cari amici, questo è come vive l'uomo. L'uomo è consapevole, vive così, vive come un pollo. Rispetto per gli amici polli che vanno tratta di me. E non si negava ai suoi riferimenti culturali. Il cominciare, sentite che bello qui. Maestro, tu che vinci tutte le cose, che bello, fuorché, senza vigilia,
C'era lì con la lì, tu che dici tutte le cose nel semipigliano, sai? Guarda, ma perché? Come perché? C'è un motivo, non è sto cantando al maestro che sta. Sentite che bello. Maestro, tu che vinci tutte le cose, fuorché demon duri all'entrare della porta incontro scinci, ditela. Vi ricordate? La porta non si apriva. Virgilio qui che cosa rappresenta? Non è il maestro a questo momento. Quindi Dante gli sta dicendo, tu vinci tutto. Quasi, coraggio. Io leggo così di tantissimo. Mi piace pure la comica. E c'è, come guarda, sono sotto maestro. Perché qui Dante sta rievocando l'uso della grazia, cioè lo scendere della grazia sulla persona. E per quanto tu possa essere forte, sei Virgilio, sei il maestro, sei la guida, non ti puoi basare sulle tue forze. Quindi tu che vinci quasi tutto, cioè tu sei forte, ma la tua più grande forza è la tua grazia, la grazia che hai chiamato, no? L'angelo, vi ricordate? Chi è quel grande che non par che curi l'incendio e giace dispettoso e torto? Sì, che la pioggia non par che maturi. Allora, Dante dice, tu maestro che vinci quasi tutto, ma non in quel caso. Il lettore dice, ma perché gliel'ha detto Wolf Fender? In realtà perché sta richiamando indirettamente il lettore, leggendolo, ah sì, è vero, alla città di vita arrivò l'angelo dall'alto. E allora il lettore leggendo, che cosa si ricorda? Che la forza dell'uomo non è tutto. Dante, Virgilio rappresenta anche la razionalità, la mente lucida, la mente non è tutto, non va capito tutto, ti devi anche arrendere, ecco, bellissimo. Quindi tu che vincesti quasi tutto, capendo tantissimo, sei molto più profondo di me e degli altri, no? Però anche qua a un certo momento non hai voluto tutto, perché a un certo punto ti devi arrendere. Non parla Virgilio, parla la mente nostra. È bellissimo. Delle cose vanno capite, capisci più che puoi, quasi tutto, ma poi sappi anche arrendere alla grazia che viene dall'alto. Questa resa degli amici è meditazione. Sono che sia meglio. È una vita meditativa, una persona che sa affidarsi a Dio, sia fatta la tua volontà. Bellissimo. Vedete come sempre ritroviamo le parole di maestro e di maestro. Allora dice, tu dimmi. Chi è quel grande, che bella signora che pianta, immaginate un po', che non fa che curi l'incendio, incendio al basso, no? Perché cade una cosa e si incendia, e giace dispettoso e torto, sì che la pioggia dall'alto non par che il maturi? Chi è quella persona che sembra infischiarsene del fuoco, e dal basso e dall'alto, come abbiamo visto? Notate che bello, dispettoso e torto. Quindi sta più, questo è Capaneo, lo vedremo, adesso lo vedremo e capiremo anche meglio. È una persona che sfida Dio, in realtà sfida Giove a lei, ora lo capiremo meglio. E quindi è tutto dispettoso, che dà la schiena al cielo, no? Però sta tutto infettito quasi a farvi da non dare soddisfazione a Dio, che neanche nel brutto lì è. A lui tutto infettito, no? Non è un Dio reale, è nella sua testa, è nel suo dramma. Quel Dio non esiste, ma per lui sì. Questo è bellissimo, vero meglio. Tanti dice, ah, qua soffro, urlano tutti e poi ce l'ha quello. Re Leone. Che succede? Sentite che bello. E quel medesimo che si fu accorto che io domandavo il mio duca di lui, gridò. Quindi quello ha sentito la domanda di Dante a Virgilio e non permette a Virgilio di rispondere, risponde lui, superbo. E dico io di me. Nessuno parla di me, bellissimo. Pensate che Dante è sempre un po' spaurito, io ho chiesto a lui, immaginiamo a lui. Quale io fui vivo, tal son morto, questa frase famosa, no? Come qua mi vedi, nella dimensione dei morti, tutto forte, impettito, che non mi arrendo, così ero da vivo. Dante con due parole descrive l'essenza delle cose, bellissimo, tipico anche dei grandi poeti, no? Anche Shakespeare è un po' così, su cioè, alcune cose, un po' di parole, su altre no. È bellissimo questo. Tal che io fui vivo, tal son morto. Qual io fui vivo, tal son morto. È bellissimo. Come mi adesso ero lì, io sono questo. Io sono questo, non dice neanche il nome. Io sono questo. Io sono questo, identificato. Se Giove qui, vado, leggo un po' tutto insieme, perché poi capiremo.
se Giove stanchi il suo fabbro, Vulcano, da cui crucciato prese la folgore aguta, onde l'ultimo di percorso fui. Allora, questo è uno dei re che partecipò all'assedio della città di Tebe. Mi sa che regge tutta la storia che conoscete meglio di me. E fu il primo a arrampicarsi, no? Si arrampicò per assediare questa città. E si dice che sfidò Giove stesso, Dio stesso, no? Perché lui doveva vincere, doveva vincere. E si dice che Giove ha tirato e lo fulminò con una saetta. La saetta aguta. E la cosa forte è che lui, che vedi, mi ha ucciso, ma non mi ha ucciso. Io adesso sono nel regno dei morti, ma sto ancora qui. Non mi arrendo. Non mollo. Vaffanculo Giove. Chi è questo? Eccoci, noi. Noi. Non mi arrendo, non squisco. Terribile questo. Questa è una persona che non si arrende. È stupendo. E lui pone un re. Perché pone un re? Noi ci dobbiamo sempre ricordare che Dante è su diversi piani. Sul piano è quasi sempre l'unico che viene preso dalla cultura, dallo studio classico. Ci sono tutte cose storiche, più o meno mitologiche, più o meno reali, che Dante prende. Infatti all'epoca queste storie si conoscevano bene, le persone le conoscevano. Però simbolicamente, chiediamoci, capisci intorno, capisci bene le cose, no? Capiamo bene le cose. Perché scegliamo re? Sapete qualche esempio che va a fare di persone che si accaniscono, no? Ora fanno tantissimo. Ciacco, per esempio, era come si mutava le feste, ricordate? No? È un esempio semplice, no? La gente lo sapeva, quello si mutava le feste per mangiare, ricordate? Ha fatto esempi semplici. Non è a caso che sceglie un re. Il re è il più potente, la persona potente. E il suo, che cosa che simbolo è? Una persona che usa il suo potere, anziché a vantaggio di se stesso e degli altri, contro Dio. Io sono talmente potente che non puoi decidere tu per me. Cioè, una persona che si indurisce col suo potere e quindi non usa la sua forza, la vera forza, per arrendersi e scorrere un fiume sacro della vita. Sapete che in India il Gange è considerato sacro, ma non pensate che tutti i maestri indiani, gli yogi, gli induisti, gli Hare Krishna pensino che veramente facendo il bagno nel Gange a posto. Buddha ci ha parlato di vita di meditazione, grandi maestri, e tu guardate che ce ne faccio un bagnetto, ma poi è sporchino. Però le faccio 7 secondi del bagno, esco, sono illuminato. Gli anni vincere facile, non è questo. Qual è il simbolo? Ovviamente non è che io entro mai nel Gange e esco con la donna Buddha. Facile, no? Te medita vita e vita, io faccio il bagnetto una guazza, però esco. Qual è il simbolo? Perché il Gange è veramente sacro? Perché il Gange, dovremmo ricordarcelo anche noi, è un fiume per tutta l'umanità che si ricorda queste verità. È il simbolo del fiume della vita che scorre senza sforzo. Che cos'è quindi farsi il bagno nel Gange? Farsi il bagno nel Gange è entrare nel flusso della vita. E simbolicamente colui che entra nel flusso della vita è purificato e ne esce rinnovato, perché non combatte più contro il fiume, ma scorre col fiume. Quindi, cari amici, se capiamo questa verità, ricordiamoci che il Gange è sacro anche per noi, non solo per gli induisti, perché ci dobbiamo ricordare quale simbolo è. Scorre col sacro fiume, di cui il Gange è solo l'incarnazione fisica, ma il vero sacro fiume è la vita. Quindi la persona che scorre con la vita è una persona che è sacra, è purificata. Capite? E non a caso, scusate se insisto sempre, Gautama e Buddha usava il termine colui che entra nel flusso della vita. Dice, ci sono delle persone che meditando, praticando e seguendo la via del Dharma, la rettitudine, entravano nel flusso. Queste persone potevano non illuminarsi in questa stessa vita, ma entro qualche vita sarebbero giunti alla fine. Erano ormai entrati nel flusso. Ed è bellissimo. Quindi questo ha a che fare e col sacro Gange e con quello che stiamo leggendo. Ritorniamoci quindi. Un re che è lì e che combatte e che sfida, quindi è un re, è una persona importante che usa il proprio potere per bloccare, per non fluire col Gange, col sacro Gange, ok? E Giove lo punisce, ma non è vero che lo punisce. Ti faccio notare due cose bellissime. La prima, se Giove stanchi, ma può essere Dio stanco,
vi ricordate il termine prima, Dio vendicativo, ora Dio stanco. Può essere Dio stanco, sentite voi, stanchi il suo fabbro, cioè gli dica, oh, devi fare più saette, lo dobbiamo buttare giù a sto piede ogni volta. Ma dobbiamo essere lì. Da cui crucciato, sentite che forte. Quindi, secondo Capaneo, Dio è crucciato e stanca Vulcano. Quindi vedete, Capaneo porta Dio sul suo piano. Pensa a un Dio che stanca i suoi, che si accanisce contro di lui. Un Dio che è proprio crucciato, immaginate Dio, ma che Dio è? Ma Dio non esiste, è nella testa di Capaneo. Ed è nel suo film interiore, col quale Capaneo non molla la presa, sta continuando a combattere. Conosci qualcun altro? Onde l'ultimo di percosso convivente, quello che o se gli stanchi gli altri a nuda monici globi, no? Per lavorare con gli altri. Il Mongibello era considerato l'Etna, simbolicamente la cucina era considerata, no? Il luogo dove Vulcano sorgeva le sette di zero. Chiamando buon Vulcano, aiuta, aiuta, sì come il fece la pugna di Flegra. Flegra è il posto dove i giganti hanno cercato di conquistare il cielo, l'Olimpo con la forza. Quindi Capaneo, voi immaginate, Virgilio e Dante, e Capaneo che è nel suo film, è nella sua storia reale. E quindi voi immaginate, Virgilio, Dante, Capaneo. E Capaneo nel suo sforzo pensa che Dio ce l'ha con lui, pensa che Dio sta muovendo tutto l'Olimpo, ma che è tutto quasi soddisfatto del fatto che Giove ci ha messo tanto a buttarlo giù, è più conciato. Non è reale. Non esiste questo, è un film nella sua testa. Questo è libertà. Perché Dante ci fa vedere una persona che è presa dai suoi film, che non esistono. Noi dobbiamo immaginare che Giove non esiste, nel senso, il Dio pagano, il Dio stupido, no? Il Dio che lizzica le cose, no? Il Dio può scendere, si arrabbiava. No? E quindi Dante ci fa vedere che Capaneo segue Giove e ha un'idea mentale di un Dio che non è reale. Quindi, con tutto questo marchingegno poetico, ci fa vedere le sue illusioni, che sono proprio solo sue, se la canta e se la sogna. Quindi, simbolicamente, parla, ci fa vedere proprio l'illusione di un uomo che combatte contro le ombre che non esistono. Capito? Quindi, tutti questi termini, su cui voi potete trovare riferimenti storici interessantissimi, non sono neanche troppo. La cosa bellissima è che vogliono descrivere un uomo che combatte contro le ombre, scambiandole per la realtà. Hai capito? E questo, cari amici, è quello che facciamo noi. Noi scambiamo le cose che ci sembrano così terribili per cose non reali, e non sono reali. Tutti i mistici ci dicono, la realtà è un'altra, questa non è la realtà. Ed è bellissimo. Questo è Capaneo, che scambia la realtà con la realtà. Qua, Virgilio maestro, due palline. Sentite che bello. Finisco quello che diceva e me saetti con tutta la sua forza, quindi guarda, quasi Dio non ce l'ha fatta uccidermi con tutta la sua forza, non ne potrebbe aver vendetta a lei, anche se alla fine mi uccide non potrebbe avere una vendetta felice a lei, ma può Dio vendicarsi, avere gioia di vendicarsi? Queste sono proprio le sue storie, il suo ego trip, tutta roba sua. Non esiste questo Dio, non esiste l'universo che ce l'ha con lui, ma che cosa esiste? La sua sofferenza. Quindi vedete, una cosa irreale genera una cosa reale. Voi sapete la storia di Zen della corda, no? Dice bellissima, lo Zen è molto profondo, racconta di questo monaco che va a prendere l'acqua in una zona ombrosa e vicino al polso vede un serpente. E la storia, ve la dico semplicemente, fa vedere che il maestro gli fa vedere che non è un serpente, è una corda. Il finto maestro gli avrebbe detto, adesso vieni qui, tu puoi farcela, puoi battere il serpente. Combatti, ipnotizza, usa il tuo potere. Il vero maestro dice che il serpente non esiste. Poco che grande la mano marcia, dice, il serpente non esiste, è una corda, sono due illusioni. Questo è Capaneo.
Iadi, i serpenti, non sono reali, è una cosa. Capito? Questa storia è meravigliosa. Allora il monaco, questa idea sembra quasi male, va a prendere l'acqua al pozzo sereno. L'acqua è simbolo di vita. Quindi fin quando il monaco scambiava la corda con un serpente non attingeva più alla sorgente della vita. Capite la storia quanto è bella? Quindi il monaco non andava più al pozzo, la meditazione profonda, non raggiungeva più gli stati profondi di coscienza, Dio di noi. Perché la sua paura si frapponeva tra il pozzo, la sorgente interiore e la persona. Ma quando la persona si rende conto che è solo una corda, è libera di andare al pozzo e di attingere a Dio. Quindi attenzione, dietro le storielle ci sono storie grandi a volte, dobbiamo saper vedere. E qual è la maestria? È semplicemente accorgermi che è una corda, non vincere il serpente, accorgermi che non vi è serpente. Chi è pronto a questo? Un maestro, un iniziato. Colui che vede che il problema non c'è, dove Capaneo invece non solo ne fa un problema, ne fa una rottura. Cari amici, che cosa ne è dei nostri problemi quando veramente iniziamo a vedere che cosa la vita reale? Una corda a terra che non ci impedisce di vedere. Allora il duca mio parlò di forza, tanto che io non l'aveva sì forte udito. Parlò così forte che io così forte non l'ho mai sentito. Non si arrabbia, ma Virgilio da buon maestro usa le parole giuste a ogni persona. Per ogni persona ha parole diverse. Questo è bellissimo, è la maestria. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, sei tu più punito. È la tua stessa superbia che ti punisce. Che non si arrende, che non mola, che non si scioglie. Notate il termine sammorza. Qual è il linguaggio italiano attuale che è simile? Sammorza. Come? Chi ha detto mazza da baseball? Morza. La parola morza, no? Sì, non c'è queste cose. Tirate fuori le... Sì, sammorza. Qual è la parola più semplice? Esatto. Esatto, però sì, esatto. Che cos'è una morsa? È una cosa che una volta che la chiudi ti tiene lì. Quindi è bello il termine, no? Anche riportare le parole che ci sono rimaste nell'italiano attuale, la morsa. Sì, lo sai. Ah sì, lo so. Giungeva là, cioè. Non siate mentali, sa morsa, la parola morsa vuol dire che una persona che è ammorzata, schiacciata nella morsa delle proprie illusioni, è bellissimo. Come una scamorza. Sembra un po' semplice. Queste le parole sono bellissime. La tua superbia è come una morsa, no? La parola scamorza. Sei tu più punito, tu sei punito dalla morsa della tua superbia, sei schiacciato nella morsa della tua superbia. E senti che dice dopo: nulla martirio fuorché la tua rabbia, non c'è niente che ti stia unendo. Perché trovo che sia bellissimo questo? Perché ho insistito un po' prima? Perché Capaneo è nella sua illusione, Virgilio è nella realtà. Allora dice: Capaneo, sta roba non c'è. È bellissimo, quindi qua si vede proprio un maestro. Scusate se vi ho raccontato la storia prima, ma è perfetto. È il maestro che dice: non è un serpente, è una corda. Capito? Tu, Capaneo, pensi che sia un serpente, è una corda. È esattamente questo. Dici che è proprio il maestro, dice: non combattere contro il serpente, è una corda. Ma dice anche un'altra cosa: la tua punizione altro non è che credere un serpente morsato nella tua superbia. È la tua stessa rabbia a punirti. Cioè, non lo dice Dante, ma che cosa sta dicendo senza dirlo? Che non c'è un Dio che lo punisce. Occhio, che all'epoca finiva a Roma. Quindi qua è un po' sottile. Non è: ah, Dante pensi così, no, no, vieni, vieni, inquisizione. Facciamolo andare poco la Dante. Quindi, quando Dante dice queste cose, sta rischiando. Però perché dice? Perché copre le verità che ci dice con un velo di poesia. E poi lui aveva questo, non sapeva, ma io ho scritto una commedia.
all'epoca si chiama commedia, lui lo chiamava la commedia, quindi era una cosa per intrattenere le persone, quindi sotto il velo lui aveva anche la capacità un po' di passare profondi insegnamenti anche con l'idea che voleva intrattenere le persone, voleva raccontare una storia fantasy, o si dice, non è vero, questa è una storia iniziatica, tuttavia all'epoca era una commedia, quindi aveva anche, diciamo, un po' così una difesa, no? Cioè, io l'ho chiamato trattato sull'illuminazione, l'ho chiamato commedia, capito che è stato questo, e quindi dietro la storiella c'è una storia meravigliosa. Noi dobbiamo leggere la storia meravigliosa, non la storiella, l'abbiamo letta per sé questa storiella, diciamo, quello che c'è sotto tutto il mondo. Quindi c'è un Dio che non punisce, e c'è una persona, dice Virgilio, che è punita dalla sua stessa morsa dell'illusione. Quindi, essendo preso dalla morsa dell'illusione, l'illusione non è reale, ma il dolore che ne consegue, si direbbe Buddha. Quindi fate attenzione, Buddha diceva, non siate troppo filosofi a dire questo non è reale, quest'altro non è reale, il dolore è reale. Magari in altri piani non lo è, ma finché generate dolore fate male al tempo, e non vi nascondete dal fatto che il dolore non è reale. Se io faccio male a un animale, diceva Buddha, e parlo con migliaia di parole di spiritualità, è meglio invece che non dico niente di spiritualità e già semplicemente non faccio male a un animale. Quindi Buddha dava molta importanza al dolore e considerava fondamentale smettere di far male, di espandere sofferenza. E questo è bellissimo, perché Virgilio allo stesso modo si pone. Tu sei ammorzato dalla tua illusione, dalla tua idea della vita, pensi che quello è un serpente, è una corda, ma non insiste perché è un maestro, e permettimi di dirlo, non può validare il libero arbitrio. Se tu vuoi continuare a vedere un serpente, vedi, io voglio dire, è una corda, e ti dà bellezza, sei illuminante, è stupendo. Morzava anche come morso del serpente, anche, quindi, esatto, anche morso. Morza o morso, esattamente bellissimo. Grazie. Per capirci in fondo, quindi lui, a differenza di tutti gli altri, non sente le scottature, ma soffre il suo inferno nell'inferno che ha dentro. Sì, ma probabilmente le scottature le sente, ma è talmente orgoglioso che resiste. Però anche le scottature sono un simbolo di questo. Certo, è così, è certo. È bellissimo. Poi si rivolse a me con miglior labbia, col volto più disteso. Non era arrabbiato, si rivolgeva solo alla persona come era giusto rivolgersi. Sì, è maestro. È stupendo questo. Noi pensiamo che quando Gesù scaccia la gente dal tempio era arrabbiato. Pensate, prova a dare dai discepoli, lasciatemi in pace, mi hanno fatto incazzare. Esatto, vedete come Virgilio si pone alzando la voce a Capaneo, perché quello è il quadro più adatto. Gesù agisce senza reagire, ma esteriormente sembra arrabbiarsi, ma voi non pensate che un maestro di quella levatura sarà, però si rivolge ai mercanti con linguaggio, con Virgilio, con linguaggio giusto ai mercanti in quel momento per svegliare le coscienze. Sempre la parola del coperto. Che vendevano quei mercanti? Quei mercanti non è che stavano vendendo stoffe. I mercanti che stavano nel tempio erano quelli che vendevano gli animali per i sacrifici. Quindi l'altro messaggio che stava dando, tra gli altri, era quello di smetterla dei pasti sacrifici. Bellissimo. Era pure questo. Bellissimo. Poi io compro l'animale che sacrifico, mi compro Dio, no? Sì. È come se pagando mi compro il favore di Dio. È ora, cioè, fare del male, portare, arrecare dolore a un essere vivente, cioè, era ora di smetterla con questa concezione arcaica della divinità. Magnifico. Ma in questo, bellissimo, abbiamo in mente un Gesù che, come Virgilio, alza la voce, anche caccia, ma non è arrabbiato, non è lì incazzato, dicevo, lasciamo stare un mar di testa con questo. Cioè, attenzione, perché è un linguaggio profondo delle cose, se no ci viene trasmesso un po' così, è un peccato. Prendiamo un grande insegnamento per insegnare, però pensavo fosse più maestro. Attenzione. Grande maestro, prendiamo l'insegnamento. Sembra falso, no? Poi si rivolse a me e cambia faccia. Ma come era riavviato? È solo perché sta giocando il ruolo via d'arte. Magari anche per cercare di aiutarlo Capaneo, dice le cose, Capaneo è tutto forte, dice le cose con forza, no? Per fargli arrivare.
quelli fu l'uno dei sette re qui, Cassise e Tebbe, quello che dicevamo, uno dei sette re che preso per assedio Tebbe, ed ebbe, e par che li abbia ancora, che, e par che li abbia Dio in disdegno, ed ebbe, e par che li abbia, cioè quindi aveva Dio in disdegno e pare che ce l'abbia ancora, perché sta via all'inferno così, no? Forte questo, ebbe par che li abbia, pare, la parola è bellissima, pare che li abbia, sapete come viene detto? Pare che li abbia, pare, in effetti sembra che sia ancora incazzato, ma perché? Pare, bellissimo, questa cosa è meravigliosa, questo termine non è neanche a caso. E non mi viene la R terza, no. Non è così. Parla, pare, R, pare, perché su un altro piano non è beato questo. Non è più. Non è una cosa reale. Quindi attenzione a questo verbo. Ebbe par che gli abbia. Lo rilevo. Quei fu l'uno di sette regi, Cassise e Tebbe, Tebbe. Ed ebbe par che gli abbia Dio in disdegno e poco par che il pregio. Pare che abbia ancora Dio in disdegno. Perché pare? Perché non è veramente così? Perché quel Dio non esiste, è sempre il suo figlio, quindi reale la sua sofferenza. Ma pare che abbia Dio in disdegno, ma perché non è reale? Perché quel Dio non c'è. Dio è un altro, Dio è amore. Quindi Capanico è sincronizzato con la sua idea di Dio che non è reale, quindi pare che ce l'abbia in disdegno. Perché? Perché Virgilio parla della realtà, dal puntista reale, da maestro. Non è nell'illusione di Capanico. È di fuori. E come vede che è una porta e non è un serpente, vede anche che quel Dio non esiste. Quindi pare che ce l'abbia in disdegno, ma perché non ce l'ha in disdegno veramente? Perché quel Dio non esiste. Leggendo mi viene in mente che in realtà questo libro di Giove è importante perché altrimenti non esiste Capaneo. E lui all'inizio dice proprio dal cui vivo, cioè adesso sono ugualmente da morto. In realtà sembra quasi che questa impalcatura serve per tenere questa identità che non fa altro che opporsi. Bellissimo. Perché in realtà poi anche il. C'è pure l'orgoglio si alimenta del fatto che comunque nonostante tutto la pioggia, l'incendio, c'è cioè il fuoco che cade, l'incendio, quello sta sempre lì in piedi. Bellissimo. Io direi quel Capaneo dannato all'inferno, ma che non il Capaneo che ha Dio dentro l'uomo, quello è reale, ma quel Capaneo dannato che sta lì impettito, non è tutto Capaneo. No. No? Quel Capaneo lì, che tiene sulla sua realtà, basandosi su un Dio reale. Sei vivo? Sì. Posso andare ancora un po' avanti? Ma sono solo 87 pagine. Volevo leggere un altro piccolo pezzo. Prima però, se è possibile, volevo chiedere al nostro The Voice se ci suona un pezzo. Ho visto una chitarra che girava. Simone, io penso di qua, qui, penso che sta parlando, io non lo so.
resta buio ma mi abituerò a distinguere forme e colori. È importante trovarmi, lo so, tra le voci e tra i suoni. Come stai, anima mia? Io vengo a te, sporca senza bugia. Sento il vento e gli odori, cosa sei, anima mia? Mi arrenderò, e che sia quel che sia. Senza un corpo, un'idea, un'emozione, e più vivo silenzio. Thank you.
tu infligge silenzio al cuore, rischiando il seno e l'anima. L'apatia è il male senso di vittoria, forte se il dubbio giudica, l'esperienza spesa a vivere ogni cosa. Complice dei miei pensieri, niente per cui spenderti. Più del secondo in cui volai la presa, cercare il dubbio di chi non ha nulla più della speranza in ogni cosa. Guardarmi su una pellicola, fin capirmi senza diaframma, se non lo conosci senti gli altri, respirazione purificatrice potente. Ciclo, ti chiedo di frustare bene forte, respirazione purificatrice potente.
svuoti, il tiro, tira forte il diaframma, tira, 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 e un po' al massimo. Vibrano un po' il corpo, prendo aria e trattenendo al via tendo tutti i muscoli per pochi secondi, prendo aria, via, mollo, prendo aria, via, tira fino a tre mani, mollo, sciogliendo il corpo in una vibrazione leggera e da lì. Fai uscire anche un suono, lascia andare, fai uscire. Secondi, vibra, svuoti il corpo, lascia andare le tensioni, aiuta il corpo a rilassarsi, a fluidificarsi. Prendo aria al massimo, di nuovo trattieni per pochi secondi. Il piede, lascia cadere giù le braccia distese. Tieni gli occhi chiusi ma non serrati. E delicatamente porta l'attenzione alla verticalità del corpo. Distribuiscila bene sui due piedi. Accorgiti se prendi in avanti o indietro. Le mani come se volessero toccare il pavimento. Le spalle basse e sciolte. A tuo modo, osserva le tensioni evaporare via, lasciando i tuoi muscoli morbidi, sciolti, pesanti. Il viso si distende senza assumere nessuna espressione. Il battito del cuore rallenta. A tuo modo. Visualizza Capaneo. Combattere contro la sua idea di Dio. Impettito, forte, orgoglioso, superbo. Osserva il dolore che ha creato a lui e agli altri cadergli addosso come lapilli e bruciarli di sotto come fuoco. Ma osserva quel dolore non fare altro che indurirlo ancora, irrigidendolo ancor più nella sua falsa idea di forza, nella sfida che sta combattendo solo con se stesso, senza saperlo.
mi osserva Virgilio amorevolmente, con energia, davvero maestro, cercare di fargli vedere che è tutta una sua illusione irreale, e quel Dio contro cui combatte è la sua battaglia. Non c'è alcuna punizione che riceve se non quella che lui stesso dà a se stesso. Con la sua durezza, con la sua finta fierezza, quindi osserva un gabbiano volare senza battere le ali, leggero, privo di sforzo, privo di irrigidimenti. Osserva il sorriso di un bambino piccolo, puro, innocente, privo di qualsiasi sfida. Ricevilo nel profondo. Immagini che parlano la tua anima. Gli occhi chiusi ma non serrati, lascia andare ora le parole bellissime che abbiamo letto e dedicati ad ascoltare i piccoli suoni che ti circondano, senza fare nulla se non semplicemente ascoltare. Quindi porta il tuo ascolto alle sensazioni corporee, in particolare al contatto tra la tua sedia e il tuo corpo. La schiena, il sedere, le gambe. Senti il contatto tra la sedia e il tuo corpo. Un semplice esercizio di immaginazione, sprofonda dentro la sedia. Come se la sedia fosse un enorme materasso che ti accoglie. E tu, perdendo la rigidità di Papaneo, ci sprofondassi dentro morbido, fluido. Lenta, e con esso l'attaccamento a dover trovare a tutti i costi qualcosa. Ricordalo, la paura di non trovare nulla conduce alla paura della morte e alla paura della vita.
meditazione, col rallentare del cuore, rallenta anche il bisogno di sensazioni, di emozioni. E con esso rallenta la mente, il bisogno di pensare, di capire a tutti i costi, e soprattutto il bisogno di controllare. Ricorda il simbolo del sacro canale, fluire con la vita, non impettirsi come Parameo, ma fluire col sacro fiume della vita, non contro di esso, insieme ad esso, grazie ad esso. Rallenta, concedi questo lusso, rallenta, perdi la corsa dell'illusorietà, come Parameo che combatte solo contro le proprie illusioni, morsato da esse. Lascia che la meditazione ti insegni a perdere la corsa a provare qualcosa, a pensare qualcosa. Scendi più giù. I muscoli si sciolgono. Il cuore rallenta. Il viso si distende. Sprofondo dentro la sedia, dentro il silenzio. Sciolto, morbido, pesante. Diviene non importante, tutto scivola via, via. Allora salto la parte finale, anche bellissima, del veglio di Creta. E sento che è un po' buono fermarsi qua. Vi ricordo, per chi vuole, che sabato 25 ottobre alle 18 ci vediamo in Azzurra, a Civita Castellana, per chi vuole. Parleremo di sviluppo della mente intuitiva tramite la meditazione, meditazione e lavoro. Porteremo avanti gli ultimi due incontri con i manager, aperti a tutti. Vi prego di riflettere su tutto quello che abbiamo condiviso con queste letture meravigliose. Vi ringrazio della vostra presenza. Arrivederci a tutti. Grazie.